Siamo qui con il coach Salvatore Foglia del team Gladiators, che ha portato il suo atleta Alfredo Foglia, nonché suo figlio, per disputare un match. Allora, a te la parola, Salvatore. Com'è andato il match? Sappiamo che è andato bene, dacci le tue impressioni. Sì, sì, il match è andato abbastanza bene, molto bene, riempito i campionati nazionali disputati a giugno, l'ultimo match di classe N, il suo avversario Mottola era veramente bravo, praticamente si sono scambiati colpi su colpi. Diciamo che il match è stato molto bello da vedere, molto tecnico, e alla fine Alfredo ha avuto il giudizio unanime nella giuria, dove praticamente gli ha concesso la vittoria. Sei soddisfatto delle sue prestazioni? Sono abbastanza soddisfatto, è andato tutto secondo quello che avevamo previsto, avevamo studiato l'avversario e avevamo deciso di fare il match in una certa maniera, di accorciare in una certa maniera. Allora, però si può sempre migliorare. Senti, sentiamo appunto Alfredo cosa ne pensa. Senti Alfredo, allora, complimenti per la vittoria, dacci le tue impressioni sul match. Grazie per i complimenti. Guarda, la mia impressione rispetto a quello che dice il coach, per me è lui che decide come sono andato e come non sono andato. Io do il meglio di me stesso e cerco di dare soddisfazioni il più possibile. Ho fatto un ritorno, guarda, ti dirò, per me forse per migliorare come dice il coach, non do mai un giudizio finale. Andiamo per migliorare, tutto qua. Come, dacci le tue impressioni sull'avversario, com'era? L'avversario era abbastanza bravo, quindi faccio complimenti anche a lui. E... hai portato a casa la vittoria, diciamo, quindi sì, questo è l'importante. Ho portato a casa la vittoria, welcome back, quindi va bene così. Senti, allora, prossimi programmi futuri, appunto come allenamenti? E come allenamenti sono sempre costante, ogni giorno, la resta ad allenarsi. Ho fatto l'ultimo match di classe N, adesso passa in classe C e quindi comincerà a combattere senza le protezioni inferiori e poi cercheremo di andare avanti raggiungendo sempre, diciamo, obiettivi più grandi, sperando di raggiungerli con risultati. Noi ci proviamo, andiamo a crescere comunque, vediamo, dobbiamo sempre crescere, rispettiamo sempre tutti e praticamente l'avversario si è comportato veramente bene, era molto tecnico anche lui. Devo praticamente fare i miei complimenti sia a lui che al suo corso del team Fae, quindi... È stato un match equilibrato, molto Salvatore. Bello, molto bello, molto, molto bello e molto tecnico. Ecco, noi siamo contenti, appunto, è difficile vederti soddisfatto alcune volte, perché diciamo che questo match è il risultato di un ottimo incontro appunto tra due atleti che erano appunto di pari. Sì, sì, hanno fatto praticamente vedere che One Fight Cold Team. Senti, com'è andata la giornata oggi alla Fiscam? La giornata si è praticamente da stamattina con incontri light, dove abbiamo disputato match di pugilato, match di kick, match di muay thai, vittoriosi, pareggiando, perdendo, però sempre con tutto l'impegno massimo che possiamo avere. L'organizzazione Fiscam è sempre perfetta, sempre precisa, gli avversari sempre rispettosi, i maestri sempre rispettosi, quindi noi siamo ben lieti di partecipare alle convention Fiscam. Allora, noi ti facciamo un grosso bocca al lupo, Salvatore, speriamo di vederti qua appunto al prossimo appuntamento, che è il 15 di novembre, sempre qui all'officina. Complimenti ancora appunto per la vittoria meritata. Allora, arrivederci appunto al 15 di novembre. Grazie mille agli amici di Budo International e all'Officina della Birra che ci ha ospitato qua con la Fiscal Lombardia. Sempre Presidente Rinaldi, sempre l'Officina della Birra e sempre a Black Box. E a tutti voi. Gentilissimi. Grazie. Buona giornata. Grazie. Ciao.